molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. C'è Cerbero, Podcast. C'è Cerbero, Podcast. Marrami chirisce i depe, le urla rana rana rana. C'è Cerbero, Podcast. YouTube vuole estinguersi, tre teste per un Cerbero. Cerbero, Podcast. Troppi goblin in questo mondo. Non sarò un clochard, né tanto meno un debe, perché ogni giorno Clochard. E benvenuti in questa nuova trasmissione. Ma che cazzo so questi? Questi qua saranno i nuovi meme del canale, no? Ma guarda già, Comunque subito, ragazzi, un ritardo incredibile. Ragazzi, vi ho aspettato 20 minuti. Siamo stati 20 minuti a sistemare la videocamera che non partiva. 3000 cose da... Ormai poi è partita leggermente. Ormai non ci tollerano più neanche un minuto di ritardo. Guarda, che teclblin, porco dio. Vabbè, problema tecnico. Al fine di questa live, la della telecamera sarà staccata e portata di là da me per test aggiuntivi. Come state, veramente, stronzi? Tutto a posto? Noi no. No. Andiamo a vedere un po' chi sono questi. Io sto tutto chiuso, però mi rode il culo, perché già guardando il loro profilo Instagram, che queste parole mi ricordano qualcosa di brutto, ma qualcosa che si collega anche a queste persone. Beh, sono i primi in Italia comunque. Sul modus operandi, appunto, perché se noi andiamo a vedere qui, guarda un po'. Primi in Italia per numero di risultati. No, che di nuovo. C'è Marra che è all'oscuro di tutto. Non so nulla, ma questo è un flashback. Te lo sto a di... Ma vogliamo un attimo vedere come operano questi signori? Non è Marra possibile, mi perseguiti. Non ce la faccio più. Sei curioso di sono sapere com'è anche che operano perché questo questi signori? È il mio campo. Io sono il primo seduttore di È vero. Si sposti, Marra, si sposti. Vabbè, tu perché mi hai lasciato la piazza. Sono fortunato. Com'era? Era un secondo prima. Ash e Pikachu eravamo lì. No, tu sei tipo Charizard. Ti ricordi quando Ash lasciò Charizard? Grazie, 25 euro. Oh, tantissimo. Grazie. Catana, cominciamo in modo succulento. Succulento. Allora, vediamo un attimo. Mamma. Allora, praticamente sono. Dai. Sono due fondatori di questa accademia di seduzione prima in Italia, che poi vabbè sono stati sbugiardati pure per questo, non esiste una classifica e tutto così. E questo è Christian e poi c'è l'altro che si chiama Steve. Due Latin lover che sin dalle elementari hanno già collezionato i primi risultati in quanto amore. Io sono dalle elementari. Sono ansioso io.
dalle elementari. Sì. E comunque cioè, il loro target è propinano con dei pedofili. No, no, elementari no, no, no. Che... No, mi dissocio assolutamente. Mi dissocio. Subito prendermi una querela. Quindi vendono queste tecniche d'amore a anche prezzi abbastanza succosi, tipo si parte dagli 800 euro ai 3.000 euro. Ah, me coglioni, io faccio tutto gratis. Assolutamente. Andiamo avanti. Tipo la tizia la Terragni. Una volta la davamo gratis. Andiamo. Ogni tanto mi metto le... No, vabbè. Basta riavviare la cassa, Gianna, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io ti faccio una domanda già da ora e poi risponderai sì, dopo. Anna, dimmi subito. Non tanto sulla tecnica, quanto più sui concetti che propinano. Benissimo, sono okay. Calda. Già, selezione femminile. Selezione femminile. Leggere i commenti sotto i nostri video. E spesso trovo la seguente espressione da parte di Adriana. Perdonami. Ragazza che abbiamo anche intervistato nel nuovo format. Nella testa delle donne con Playlover. Il suo commento è sempre questo. Fate selezione. Selezionate. Filtrate le donne all'ingresso. Eccetera eccetera. Questo concetto sarebbe bellissimo se fosse realmente applicabile. Però mi pare che voi donne non abbiate ancora chiara una cosa. Voi potete fare la selezione perché siete in una condizione di costante sovrabbondanza. Abbiamo intervistato ragazze che ricevono top red pill proprio. Esatto. Bravo, primo punto colto da mano. Voi donne, dire così, top portabandiera, ma sei ufficialmente invitato. Voi donne. Tra l'altro, secondo problema. Anna, che ne pensi di questa camicia? È molto sexy, molto anche la noto appositamente perché sentivo la competizione. Sì, sì, fresca, così, esatto. Vabbè, dai, ma non marracentriamo. Ma andiamo avanti. Che cosa ne pensi di questi tizi? Un attimo, vediamo. Datemi tempo. No, ma già da queste parole un po'. No, no, avanti. Mi piace la maglietta. Richieste. Sembra tipo al quella del magliette che andavano nel 2003. Con le stampe. Sì, tutte. Sì, mamma mia. 110 a settimana. Ovvio che se ho questa richiesta devo selezionare, altrimenti diventerebbe un lavoro a tempo pieno. Ma se sono un uomo che oggi non ha nessuna, ogni tanto mi metto a leggere i commenti sotto i nostri video. E spesso domani non ha nessuna e dopodomani non ha nessuna. Mi spiegate cosa seleziono? Forse seleziono le noci che raccolgo in giardino, escludendo quelle guaste. Ma la verità, molto amara per il genere maschile, è che la maggior parte degli uomini, tra il 90 e il 95%, non può selezionare le donne. Ma sta stima dove ha presa? Cioè, dal sito Istat dei rimorchiatori. Ok, palle piene, man. Vabbè, ma dai, per cortesia, c'è cioè, da quanti qua un uomo non può selezionare. Beh, 90-95, sì, è una stima affidabile, cioè ci stanno le fonti comunque. Vabbè, ah, quindi diciamo che noi ci dobbiamo. Vabbè, cioè, ma io penso ci che sia. Da parte perché facciamo parte del 5%. No, io faccio parte del 95. Io penso che sia comunque diciamo lo stesso campo che ha stimato loro in quanto primi in Italia in seduzione. Bene. Cioè, io penso che okay. Affidabile. Sì, andiamo avanti. Sì, sicuramente c'ha ragione lui. Comunque è carismatico. A voglia. Molto. Io penso che con sto carisma, con questa parlata sembra uscito tipo da Art Diabolica. E le donne cascano ai suoi piedi. Del 2003 con occhiali mamma Carrera mia. Bianchi. Ma sai, secondo me sta. Questi capelli ingellati, la magliettina attilla. Sta guaiato. Non dispone di questa infinita possibilità di scelta. La maggior parte degli uomini si deve accontentare. La maggior parte degli uomini ha poche o pochissime opportunità durante l'anno. Gli uomini che veramente possono selezionare sono pochissimi. Quelli che conosco io li conto sulle dita di una mano e anche ne avanzo. La maggior parte di loro è costretta a trovare un compromesso. A meno che non voglia passare l'intera vita da solo o senza mai avere alcuna esperienza di intimità non mercenaria. Reputo veramente strano che le donne oggigiorno non si accorgano. Domani non ha nessuna e dopodomani non ha nessuna. Terzo
di questa parte. Discrepanza di scelta che domina questo periodo storico. Ma pensate veramente che gli uomini possano andare ogni giorno con una donna diversa? Ma toglietevelo dalla testa. Non è assolutamente possibile. Non è assolutamente possibile. Ma perché? Gli altri si devono adeguare con donne di basso livello estetico, donne non perfettamente in forma, brave ragazze, ma solo brave ragazze, donne che obiettivamente hanno poco da offrire, eccetera, eccetera. Un uomo, per avere qualche opportunità di conoscenza durante l'anno, si deve fare un mazzo così. Deve approcciare centinaia di ragazze, deve saperci fare in chat, deve saper condurre il primo appuntamento, deve pagare e rompersi con... Ma che cazzo! Ma non è vero. Ma che cazzo! Anzi, questo è più maschilista del Cerbero Podcast. Ma questo non comunque, è niente, è solo una... M'hanno sgamato, io non ho mai scopato in vita mia. Mannaggia, ma perché dirlo ora? Vabbè, fino adesso è tutto fattuale comunque. Andiamo avanti. Sì, sì, fattualissimo. Io sono d'accordo su tutto, andiamo avanti. Ecco perché qualcuno arriva a dire: trovare una ragazza è come un lavoro. La maggior parte degli uomini non può scegliere, bensì può solo trovare un rimedio alla solitudine perpetua. Di questa discrepanza di scelta, quindi già qui, Marra, che cosa ne pensi? Vabbè, allora, stronzate a parte. Sicuramente la discrepanza c'è. Assolutamente sì, e l'ho detto anche io. Cioè, la donna ha oggigiorno una potenza sessuale maggiore rispetto all'uomo. Sì. Che diciamo il assunto principale dei red pillati, se vai a vedere così. Sì. Per tutto il resto, invece... Per tutto il resto invece, perché la donna in realtà non potrebbe avere difficoltà all'approccio, o quantomeno esistono donne, ragazze che pagano tranquillamente la cena e non si fanno problemi. Io mi faccio pagare. Il problema di questi ragazzi, secondo me, ripeto, non sono tanto le tecniche, anche quelle molto discutibili, lasciamo perdere, è proprio trattare la categoria uomini e la categoria donne in quanto stigmatizzate, non tenendo conto dell'individualità di ognuno. Cioè, non esiste una categoria donna, non esiste una categoria uomo, e di conseguenza non vengono prese in considerazione anche le affinità tra uomo e donna. Ogni caso è singolo, ogni caso a sé. Cioè, trattare la donna come stigmatizzata all'interno di una categoria e trattarle come se fossero tutte quante uguali. Ok, andiamo avanti. Io comunque posso dire, mi sono triggerato quando ha detto del fatto dovete pagarle alla cena, queste cose qua. Ma ha fatto venire in mente, allora, io posso dire, vabbè, Anna, hai visto come so io, no? Cioè, non so uno col braccino corto, penso. No, ok. Però quando le ragazze non le conosco, a me dà fastidio il fatto che magari lei dà per scontato che tu devi pagare qualcosa. Perché io l'ho sempre detto, sono coerente, sono per la parità. Le donne, no, vedi, il femminismo, quello, quell'altro, volete la parità? E allora se fa la romana, se fa la romana, se fa. Con lei insisto, ma è la mia ragazza. Vabbè, però è anche diverso. Una... Cioè, può capitare pure... Che te sei una che non si fa pagare cose, tu... E tutto quanto. Mi è venuto in mente un aneddoto, Marra. Sì, dimmi. Una che dava per scontato che io gli devo pagare per forza la cena. E mi aveva portato a un posto dove si pagava una cifra. Ok? Questa qua era pure una ragazza che mi piaceva molto, no? Quindi io tutto quanto preciso, elegante, questo, quell'altro. Appena va il conto, tesoro, ci pensi tu? Direi, addirittura così, manca fatta la finta. No, proprio così mi ha fatto, tesoro, ci pensi tu? Io allora là, sai, tutto quanto quei posti dove si parla a bassa voce. Ora là io dissi, troia, avete voluto la parità dei sessi? E mo fa mala romana. Proprio papale io. Bello che è tutto preciso, giacca e cravatta, troia. No, le giuro. Vabbè, c'era confidenza. Ormai sono anni che facciamo video. Questo è Steve. Il nostro target di riferimento sono gli uomini, essendo noi uomini. Ma capitano spesso anche le donne tra i nostri studenti. Ma la percentuale rimane schiacciante. L'80% dei nostri studenti sono uomini. Un 20% sono donne. Capita spessissimo che sotto alcuni nostri video qualcuno scriva frasi tipo: ma non è giusto, noi uomini dobbiamo migliorarci, le ragazze cosa fanno? Ma io mi miglioro solo se la ragazza fa qualcosa. Queste frasi sono legittime, più che legittime, le donne cosa fanno? Una grande percentuale di donne, quasi tutte, non fa niente. Si trucca e si veste bene. A conti fatti è di bell'aspetto.
Fine. Un uomo deve migliorare la parlantina, migliorare in chat, superare la timidezza, saper incuriosire, saper creare attrazione, vestirsi decentemente, avere un look presentabile. Io sono fautore di un principio: io mi miglioro senza guardare l'orto che ho a fianco. Poi, a conti fatti, una volta apprese delle abilità, io posso pretendere, so farmi inseguire e quindi ho potere di scelta. Ormai sono anni. Ah, mo ce l'ha il potere di scelta, però. Prima no. Queste sono non le parole. Gli uomini non avevano. Perché lui ha seguito ovviamente i dettami dell'accademia. Sì, e insegnerà, soprattutto perché è vero che le donne fondamentalmente, Mara, ma che cazzo fanno oltre a vestirsi, a presentarsi bene? Non ma onestamente, non ho bisogno di migliorarmi su nulla, cioè uno deve essere se stesso, in base a quello se deve trovare una tipologia della ragazza. Vabbè, ma il miglioramento è auspicabile e legittimo, però. Sì, per carità, è ovvio che se uno vuole migliorare, però queste parole sono le parole di uno, sono le parole di uno che dice: non sono abbastanza, devo migliorare per rimorchiare. Ma non fate tutta l'erba un fascio, ma non è detto che tutti i maschi devono farlo, però le donne no. Ma dove sta scritta sta cosa? No, dice invece che le donne fanno solo quello, appunto, che è diverso. È una cazzata. Ma a parte il fatto che comunque anche il lavoro sulla bellezza femminile è abbastanza netto. Penso, paradossalmente, secondo questo discorso, fanno meno le donne, in realtà, dal punto di vista estetico, in realtà no. Poi lui sta ampliando il discorso, dice: un uomo deve migliorarsi su questo. Secondo me qualsiasi essere umano deve avere qualcosa di vendibile, diciamo così, per l'altro sesso, in primis per se stesso, l'altro sesso, lo stesso sesso, a seconda delle preferenze. Quindi cioè, nel senso, io alla fine sto vedendo una marea di banalità e generalizzazioni, non so. Ricordiamo che si fanno pagare, appunto, per dico, dire non so per quale motivo costino così tanto, sono curioso, andiamo avanti. Sono i primi in Italia, sì. Appunto, vediamo. Ci regaleranno tante perle, penso. A conti fatti ribalto i ruoli. Ho un valore nel mercato. I social e tutta l'attenzione mediatica attorno a questo stile di vita e follower ha creato vere e proprie belle statuine. Ragazze che non sono in grado di dire ad un uomo. Ragazze che non si migliorano. Perché a conti fatti di blatte che le sbavano dietro, ne avranno sempre, 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 sempre. Quindi si adagiano a questa situazione, consce del fatto che non è necessario migliorare. Apprendere delle abilità, in questo mondo, non deve essere una gara a chi fa di più, ma aumentare le proprie possibilità di successo, quando davanti finalmente troverai la ragazza che fa per te. Una ragazza intraprendente che ha voglia di investire sulla tua persona. Rimanere fermi perché le donne non fanno niente, e quindi neanche io devo fare niente, è controproducente, è fare i capricci. Sarà sempre così. Ci saranno sempre molte più donne che, piuttosto che migliorarsi in questo ambito, piuttosto che scrivere per prime, piuttosto che attaccare bottone con un ragazzo, a conti fatti ribalto i ruoli. Ho un valore nel mercato. Avanti. I social si legano alla sedia, ma a noi non deve interessare. Una volta svanita la parte estetica, lì sono cazzi. Tu avrai le abilità che hai imparato migliorandoti. Lei diventerà una di quegli uomini che oggi snobbano. Poca scelta e zero abilità. Si legano alla sedia. Questa società ha creato delle belle statuine, andiamo a vedere che le donne non sono capaci nemmeno di dire cioè, secondo me è un concetto pericolosissimo. Più che altro, ripeto, una generalizzazione abominevole. Certo che c'è una discrepanza, è ovvio che in percentuale saranno più le donne ad essere ricercate, però voglio dire, la soluzione secondo lui qual è? Cioè, qua sta auspicando una sorta di ribaltamento della società da questo punto di vista, no? Quindi voi uomini miglioratevi, migliorate le skills, così le donne saranno solo oggetti per voi. Cioè, mi sembra un po' questo il discorso. Però adesso vediamo come. Stiamo orvolando un passaggio fondamentale, cioè? Pagate loro che vi insegnano a rimorchiare. Questa penso sia la cosa più scandalosa. Come riuscirci è questo: pagare loro per poter avere quelle skills. Allora, ti ripeto, su alcune cose posso anche essere d'accordo. Ma assolutamente. Mi sembra una comunicazione che punta agli incel, cioè, o comunque a persone che hanno questa mentalità, attirano, fomentando anche un po' questa divisione, come dicevi tu, no, le donne qua, le donne là non fanno un cazzo, voi fate il culo, non va bene, adesso vi spiego io come fare, vediamo un po'. Sì, però è veramente pericoloso, Marra, anche se vuoi ti rivolgi ad un pubblico di incel o red pillati, comunque non puoi dire determinate cose insegnandole, perdonami, Cioè non si fa così.
Cioè, guardiamo questo video e capiamo magari tutto, no? Gli uomini di una volta erano felici, gli uomini di oggi sono infelici. Vediamo. Non ti sei mai fatto una trombata? Pagami, ti insegnerò io. Questo video si chiama Gli uomini di una volta erano felici, gli uomini di oggi sono infelici. Ok. In questi giorni uno dei miei studenti storici, anzi direi il primo studente in assoluto di Playlover, il primo che è stato scamato, che dal 2016 ad oggi si è formato ogni singolo mese con me, mi ha fatto notare come sia differente il grado di felicità tra gli uomini di una volta e quelli di oggi. Lì per lì mi ha colpito molto questa riflessione ed ho iniziato profondissimo. Ma immagino dove andrà a parare, però. Sentiamo, io sono curioso, sì. Non ho mai visto questo video. Capito? A pensarci un po' sopra. Cavoli, è vero. Un attimo. Cioè, questo tizio, ho 4 anni che paga questi due ragazzotti per farsi una trombata. Avrà trombato come un lurido, sicuramente, no? Sì, vabbè, ma... Oppure magari c'è l'altra corrente. Sono 4 anni che sta là, quindi sono 4 anni che si sta preparando per la trombata. Ma loro, tra l'altro, la guerra, no? Sono anche principalmente seguono i loro clienti per il chat game, cioè praticamente come poter gestire una comunicazione con una donna, che poi tra l'altro andando sul loro profilo Facebook diciamo che a livello di comunicativo sono abbastanza carenti, quindi anche lì vado a chiedermi che cosa volete insegnare in tecniche comunicative, se stesso voi siete un po' fallaci sotto questo punto di vista. E quindi poi anche sul loro sito ci sono degli screenshot di conversazione da parte dei loro clienti con delle ragazze, con delle donne, addirittura dei nudes. Addirittura dei news oscurati, sì, assolutamente sì. Oppure loro scattano delle fotografie da lontano, eventualmente se i loro clienti approcciano delle ragazze, tipo al centro commerciale si mettono la parte di sopra. È legale questa cosa, ma c'è un'autorizzazione, i volti oscurati, i volti oscurati, però diciamo che... Vabbè, ok, andiamo avanti. Ma quanti clienti c'hanno? 30.000? Chissà, probabile. Ufficialmente invitati al Cerbero Podcast. Facciamo una gara di seduzione. Dovete prima rispondere a delle domande. Facciamo una gara di seduzione. Giocheremo a Sex Seducer, io e Marra contro loro due. Gli uomini di una volta, i nostri padri e i nostri nonni, erano felici dal punto di vista sentimentale. Per loro era facile trovare una ragazza, una compagna o una moglie. Oggigiorno, invece, trovare una ragazza è veramente difficile. Figuriamoci una moglie. Perché oggi, per un maschio, la vita... Ma stai a capire? Sì, sì, fai andare avanti, voglio vedere un attimo il punto. Figa, scopa oggi è un'odissea. Dal punto di vista sentimentale è assai dura. Perché un uomo fa veramente molta fatica a trovare una ragazza che gli piaccia veramente? Perché anche un bello non ha vita facile? Proviamo a rispondere a queste domande. 1. Una volta esisteva la parità dei sessi. Ma me ne posso pure. Aspetta, oddio. Ma una volta quando? Una volta esisteva la parità dei sessi. Ma quando? Ma in che periodo storico? Cioè, allora, scusate un attimo, se lui si riferisce a un periodo, non lo so, post seconda guerra mondiale fino al femminismo storico, suffragette, eccetera, in realtà è l'opposto. Cioè, lì una donna si accasava, trovava un uomo che la manteneva. Ma i matrimoni combinati, matrimoni imposti, combinati, e fine della storia. È normale che l'uomo teneva più scelta. Cioè, l'uomo, ma magari lui intende quando c'era lui. Ma quando mai esisteva la parità? Non lo so, era battuta, non lo so. Cioè, per le donne erano dei serbatoi per sfornare dei figli che erano poi soldati. Assolutamente i soldati mussoliniani. Assolutamente sì, al mantenimento della casa e tutto, ripeto, esistevano matrimoni combinati, è normale che l'uomo aveva più libertà di scelta in quei tempi. Mi sa che alza di Mick dal quello di Anna è molto più alto. Scusatemi.
Scusate, però per dire già questo, ecco perché dico, potete insegnare quello che cavolo volete a infondere una sorta di sicurezza, autostima nei ragazzi, però se dite ste cagate siete pericolosi, siete vabbè, pericolosi. Comunque c'è la parità alla fine, ai tempi del diritto, certo, d'onore, ai tempi del diritto d'onore, top parità. Ah, va, infatti, sì. Ma andiamo avanti. Eh sì. Oggi non più. So già che è facile, che gli piaccia veramente. Perché anche un bello non ha vita facile? Proviamo a rispondere a queste domande. 1. Una volta esisteva la parità dei sessi. Oggi non più. So già che questo video farà incazzare e sbraitare un po' di gente. Però dobbiamo guardare in faccia la realtà. Persino la Rai ci ha fatto un video. Se lo dice la Rai. I social hanno dato un'esposizione maggiore alla figura della donna rispetto a quella dell'uomo. La donna oggigiorno ha un potere che l'uomo non se lo è nemmeno mai immaginato. Uso la stessa identica frase che viene usata appunto su questo video della Rai. La donna di oggi in discoteca non paga quasi mai. Se invece sei un maschio, devi persino stare molto attento ad andare nei locali con i tuoi amici. Perché se siete in più di 2 o 3 maschi, ragazzi, vi lasciano fuori. Chi ha fatto il corso con me a Milano sa molto bene che non sto dicendo delle cazzate. Beh, questo è fattuale. Ma tra l'altro, ma che c'entra con la parità? Ho visto dei sessi, tipo, cioè, su LinkedIn, questo ragazzo ha svolto degli studi in marketing, quindi sostanzialmente dovrebbe sapere un po' perché funziona così. Cioè, è un discorso di mercato, chiaro. Cioè, marketing è ovvio, è per attirare più gente ai posti. Ma questo, ma ripeto, poi che la bellezza femminile venda, che la donna sia più richiesta, questo è ovvio, ma perché fa un discorso di parità? Esatto. Non è quello, magari, cioè, nel senso, ci sono altre disparità. La donna ha più potere sessuale, sì. L'uomo ha più potere in altri campi, cioè, nel senso, non capisco proprio il senso. Infatti proprio l'altro giorno ne abbiamo parlato con Crepaldi, che comunque ci sono ancora degli ambiti lavorativi in cui donna non riesce a mettersi al pari con l'uomo, tipo per esempio per quanto riguarda le dirigenze, ambiti gestionali, amministrativi. Crepaldi parla di questo tetto trasparente che la donna praticamente arriva fino ad un certo punto ma non riesce a travalicare, soprattutto perché viene spesso sessualizzata e quant'altro. Quindi che cacchio. Va bene. Ma andiamo avanti. La donna di oggi dà per scontato che sia l'uomo a dover pagare il conto al primo appuntamento. No, secondo me sta cosa come è superata, se fosse una sorta di... La cosa è una cazzata, no? È ampiamente superata sta cosa. Non tutte, ringraziando no, Dio, non però è più così, posso no. dire per esperienza che alcune danno per scontato che il maschio deve pagarsi e non paghi, te consigli. Però il problema è la generalizzazione che nella mia esperienza mai successo. Bravo Marra, dillo. Mai successo, dillo. Nella mia esperienza mai successa la pretesa. Mai. Bravo. Della pretesa no, però il fatto che danno per scontato che il maschio deve pagare alcune... Raro. Ignoranza alcune, te posso dire che mi è successo. Marra, ma che dici? Ma saranno cazzi miei, ti sto dicendo. Io non so con cioè, chi tu sia vita, uscito, non so quante ne hai portato a cena, ma te posso assicurare. Ma infatti... Ma un 5K più o meno, anzi no, 30.000 come cliente. Ma infatti, cioè, sicuramente esistono ancora delle ragazze che danno per scontato che l'uomo vada a pagare a fine cena, per carità di Dio. Il problema è che non sono tutte le ragazze. Questo è. Certo, cioè, lui dice invece le donne danno per scontato che deve pagare la cena. Sì, però, no, io non sto di né tutte e né nessuna, se poi avete capito male. Sì, ma tu non puoi inculcare sotto pagamento il pensiero secondo cui tu, Gianluca, che sei cliente dei Playlover Academy, tutte le donne si aspettano il pagamento finale della cena. Ma non no, è così. Ma certo, è una cazzata. Però di nessuna è un'altra cazzata, a parer mio. Ma andiamo avanti. Obbligo, perché lei è una donna e sembra quasi che dobbiamo pagarle anche il tempo. Le greve gli ha dato velatamente delle troie. Ma vabbè, nel senso, il tempo, il loro tempo ha più valore del tempo maschile. Sì, sarà sicuramente fattuale. Le donne di oggi sono ancora molto tutelate dal punto di vista giuridico. Se ti leghi a loro con il matrimonio oppure ci fai dei figli, in caso di separazione difficilmente il giudice farà sborsare.
Vabbè, su questo ci possa stare. Usare dei soldi alla donna tocca allora, sempre all'uomo. Giuridici. Sì, sì. Non privilegiata dal punto di vista giuridico. Alcuni. Sì, ma qua perché siamo... sa la mamma, per esempio, è una tossica, non è che gli danno il figlio. No, ma ci può stare. Ma qua stiamo a parlare. Stiamo a parlare di seduzione. Ma questa fa un mischione incredibile. Stiamo a parlare di seduzione. Stiamo a parlare dei diritti sociali. Di che stiamo parlando? Non ti posso dire la verità. Cioè, è veramente è un mix di banalità e generalizzazioni. Veramente. No. Incomprensibile. A me dà l'idea in questo video non di un tizio che vuole far vedere le sue skills per attirare possibile clientela, no? Tipo a dire venite da me, sex user top in Italia. Mi sembra più uno che c'ha veramente tanto da dire contro le donne. E a me questa cosa un po' ti dici colpisce. Che ci sia un maschilismo velato. Cioè, un maschilismo vabbè, perfettamente velato. E sembra che voglia sminuirle, sesso debole, la donna non hanno niente da dire in un pensiero che è suo. Te l'ho detto, lui... E posso dire che su ogni sua parola ha perfettamente ragione. Lui sta cercando di stimolare il basso istinto di uno che non scopa. Anche. Mi sembra abbastanza semplice. Ed è chiaro che uno che ha difficoltà nel trovare una donna... provi anche sensazioni negative nei confronti delle donne, infatti abbiamo detto mille volte, gli incel chiamano le donne not person, non persone. E lo cioè capisco questa tecnica, però ancora devo capire come, cioè fino adesso vedo soltanto premesse. Vediamo. Ci fosse un'informazione utile. Nei miei 5 anni di carriera come trainer, ne ho conosciuti molti di uomini rovinati. Questi sono alcuni episodi che accadono quotidianamente nella vita di alcuni uomini di oggi. Ma secondo voi, queste persone che subiscono ogni giorno queste ingiustizie possono realmente essere felici? 2. Una volta c'erano poche opportunità per tutti. Oggi, invece, le donne ne hanno tantissime e gli uomini pochissime. Ragazzi, io sono letteralmente sconvolto. Sono veramente euforico. Rimetti, aspetta. E gli uomini pochissime. Ragazzi, io sono letteralmente sconvolto. Sono letteralmente euforico. Poi con Stefanina, social boom, no? Capito? Vabbè, posso dire che è veramente un soggetto. È un social boom iniziato. Allora, tu fai tipo fusione, social boom di Riccardo Rosario. Caga camisa bianca a 30 anni, stai rovinato sta caga camisa bianca. È un meme. Poi sembra che c'ha tipo le cornicelle in testa, tipo così, no, ai lati. Comunque dello vabbè, io non posso parlare dei capelli. Ufficialmente invitato al Cerbero. Sì. Devi prima rispondere a delle domande, bacino d'utenza. Ma andiamo avanti. Ah, aspetta, ma si può dire? Io li ho invitati perché tipo la seconda volta che li stavo sul mio canale e ieri li ho invitati, mi hanno fatto delle domande circa per poter procedere con la richiesta. Vogliamo sapere che tipo di pubblico hai, qual è il tuo bacino d'utenza, donne o uomini, età. Ma fatti i cazzi tua. Vabbè. Capito, se c'hai perché un po' vogliono... di spettatori non vengono, quindi verrete al Cerbero Podcast. Vogliono cadendo in questa trappola. Vogliono sapere se si avranno dei potenziali clienti. Ah sì, tipo spammarsi, quindi... Vabbè, chiaro, cioè, vabbè, ma ci può pure stare. Vabbè. Andiamo avanti. Comunque sì, è pieno di incel, quindi, ma sicuro non vi ascolteranno, però. Andiamo avanti. Opportunità abbiano le donne. Una ragazza carina, quindi non figa, ma di presenza... Figa. Ah no, ma guarda che in un video figa. Addirittura si è rivolta a delle ragazze, no, perché possono dare l'impressione di essere delle zoccole. Gradevole. Potrebbe fare della sua compagnia un vero e proprio lavoro. Le basta mettere qualche foto, qualche storia o video su Instagram per ricevere una pioggia continua di messaggi. Quando sono stato a... Sarebbe stato bellissimo per ricevere una pioggia continua di cazzi. Di cazzi. Roma, a fare il corso weekend, mi sono visto con una mia amica che mi ha fatto vedere le sue richieste di messaggi in privato. Ne riceve tutti i peni dalle 30 alle 60 al giorno. Un uomo 30 o 60 abbordaggi non li riceverà neanche in una vita, probabilmente. Ma allora guarda, top generalizzazione. No, ma ripeto, è così per quanto riguarda la discrepanza, siamo d'accordo. Sì, è chiaro, però
C'è sempre da considerare se stiamo parlando di uomini belli o donne belle, diciamo. O con uno status, cioè ci sono ovvio tante variabili, cioè, tanti io conosco fattori. Un sacco di ragazze che non sono belle e non ci hanno affatto questo tipo di richiesta, quindi vogliamo arrivare al punto che chi è più bello rimorchia di più, ma va? Bravo. Davvero? Wow! Che le donne in percentuale ricevono più apprezzamenti, ricevono più richieste, ma va? Grazie per avercelo detto. Andiamo avanti. Devi pagare per sapere, sì, esatto, le cose più rare, no? Ma lui ti caccia le banalità, ma se lo paghi sicuramente sicuro, ti, no, sicuro, sicuro, darà dei trucchi, mio caro Marra, che ti svuotano le palle ogni tre minuti della tua vita. Capite che questa sproporzione toglie motivazione agli uomini di oggi, perché è troppo difficile e dispendioso in termini di tempo, energie, soldi. Donne, provate a riflettere un attimo invece di insultare sotto il video. Come sarebbe la vostra vita se gli uomini ricevessero 50 abbordaggi al giorno e voi foste ferme al palo? Sareste così demotivate e rattristite che non iniziereste neanche a corteggiare un uomo. Voi il problema non lo sentite perché siete dall'altra parte, ma c'è ed è piuttosto grosso. 3. Per un uomo di oggi fare sesso è difficile, per la donna invece è una cazzata. Il sesso è uno dei piaceri della vita. Uomini, ma quanto è bello avere tra le proprie braccia una donna fisicamente bella, curata. Questo proprio se stavo a immaginare tutto le parole dell'uomo che non scomoda se sa qua. No, mi dissocio, però insomma, ma quanto è bello, è una bella donna, vorrei averla qui nuda, tantissimo, vero? Ma quante volte tantissimo, vero? Vi è capitato nel cringe comunque. Ma quanto è bello avere una donna tra le proprie braccia. Veramente bella, nuda. Oh, ma quanto è bella. Manca tanto quella sensazione. Mi manca tanto. Top Venom, sì. Top Venom. Nella vita, se sei un uomo di oggi, sai che non è affatto facile realizzare una situazione di questo tipo. Qualcuno addirittura sa già che non ce la farà mai e preferisce assumere delle professioniste quando il bisogno si fa vivo. Viceversa, ad una donna, per trovare un uomo bello con cui fare sesso basta uno schiocco di dita. Ma quando tutte mai le donne... prova un po', Anna. Dai, è fattuale. Ragazzi, inviate cazzi in chat ad Anna. Ma no, no, dissocio, no. Bannano questa scelta. Scherzo, dai. Scherzo. Ci dissociamo. Andiamo avanti. Donne molto belle non si fanno mai mancare il sesso. Ognuna di loro ha un amico intimo con cui si vede stabilmente, perché nessuna vuole farsi mancare il sesso nella vita. Il sesso rende le donne felici e appagate. Invece, se sei un uomo, sai bene che trovare una donna con cui fare sesso ed essere felice è un'impresa Vabbè. Impresa. C'è il contributo di conoscitore italiano sui pre-lover a casa. Lo vediamo, voglio vedere sto video. Sì. No. Vabbè, vediamolo, dai, vediamolo. Così stemperiamo un attimo. Mi fa male il cazzo. È la seduzione, Marra. Dai. Come devo suggerire? Italiano. Come si chiamano? Play Lover. Ragazzi, Play Lover, ecco. Academy. Dice solo. Ragazzi, dice solo Play verità. Play Lover Academy. È un vero e proprio corso di seduzione per capire le donne, ma soprattutto per capire quello che queste ultime vogliono dagli uomini. Ecco, io ho visto tanti video di Play Lover Academy, che se non erro è ubicato nel nord dell'Italia,
E vi posso dire che la caratteristica di questi corsi è che vanno a intervistare nei video che ho visto tutte ragazze molto belle. Ah, è vero, perché tutte ragazze molto affascinanti, con la minigonna, con le calze, i tacchi, insomma, le belle ragazze che rispondono alle domande di questi ragazzi. Adesso io non voglio prendermela con loro, anzi mi piace molto come format, sono sincero, però devo essere sincero e devo muovere una piccola critica nei loro riguardi. Bravo, nei loro confronti. E qual è questa piccola critica? È la seguente. Io mi aspettavo il contrario, no? Tipo hanno ragione su tutto. Esatto. Che... I donne veramente... E se lo dice conoscitore... Averle. Conoscitore fece un video. Le donne trovano subito cazzi. Fece un video chiamato. Fece un video chiamato Il forum dei brutti dice solo verità. Il forum dei brutti dice solo verità. Seguente. Perché intervistare sempre, o meglio spesso, bellissime ragazze, pensando che quello che è quel punto di vista di quella ragazza sia il punto di vista di ogni ragazza? Bravissimo! Bravo! Ho capito. Bravo! Hai capito il conoscitore? Oh. Verrà invitato, se questi verranno ospiti, verrà invitato il conoscitore. E se lo dice poi il conoscitore in quanto brutto, lui si è autodefinito cesso a pedali. Perché poi non è vero in realtà, però no. Lui fa, io effettivamente sono un cesso a pedali. Così si è definito. Non so, d'accordo, però comunque, sicuramente... Conoscitore, aspetta di un messaggio se questi qua verranno ospiti. Sì, sì, ufficialmente invitato pure il conoscitore, italiana, ovvio. O donna italiana, punto interrogativo. Ecco, io dico che probabilmente questo Play Lover Academy vada a generalizzare un po' troppo. Oh, grande conoscitore, siamo sulla stessa linea. C'ha avuto un barlume. Incredibile, vedi, a forza di seguir Cerbero, secondo me. C'ha avuto un barlume. Play Lover Academy, secondo me, spara solo stronzate. Vada a creare una sorta di stereotipo nei confronti degli italiani. Attenzione. Bravo. Io non sto a dire che questo format fa schifo, di non seguirlo, eccetera, eccetera. Anzi, ripeto, mi piace molto, è molto utile, è straordinariamente piacevole da seguire. Però se devo essere sincero, e lo dico senza falsa retorica, come direbbe il buon Andrea Di Pre, come direbbe format il buon Andrea Di Pre, va secondo me un po' troppo a generalizzare. Ed è come se venga posto il punto di vista di ogni donna italiana, quando nella realtà dei fatti è quella donna che risponde alle domande di quel bel ragazzo che le va a chiedere. Cioè, quella bella ragazza risponde a quel bel ragazzo, a quel signore, a quel fanciullo, che fa parte proprio di questo format. Se non erro sono due ragazzi, quello che ha i capelli alla Goku, no? Alla Goku! Aria in pomatali, e l'altro ragazzo un pochino con i capelli corti. Credo questo, se non erro. Ecco, perché dover prendere in esame per forza di cose il punto di vista di quella ragazza associandolo al punto di vista di tutte Bravo, le ragazze conosciuto. Donne d'Italia? Ecco, io non ci sto. Bravo! Io Leandro dico no. Non io Leandro io non ci sto. Io Leandro dico no. Giusto. Bravo. Giusto. Che vada in giro una cosa del genere. Anche perché quella bellissima ragazza, secondo me, avrà dei gusti diversi rispetto per esempio ad una ragazza dal punto di vista estetico brutta, sgradevole. Schifosa, va bene? Sgradevole. Quindi mi piace il format, ripeto per la centesima volta, però è bene andare a disvelare qual è il punto di vista anche di altre ragazze. Io per esempio cosa farei se fossi uno di questi ragazzi? Mi metterei la telecamera puntata su un gruppo di ragazze e donne. Io farei le domande e ogni donna risponde per sé, seguendo l'opinione propria. Quindi andrei a prendere sia una ragazza bella, bellissima, che una ragazza... Oppa, sì. Ma vogliamo, Marra, mettere un attimo prima di andare col prossimo video di questi tizi, quel best of? Io prima voglio vedere un attimo quel video là, sì, dura 2 minuti tanto. Quale? Io avevo prima. Linkato un altro che portava proprio per esempio la tecnica 10 regole per conquistare vai, vediamo, una donna. Vai, vediamola.
Grazie per con il sub. Top oggettificazione della donna. Okay. No. Ah, la... sì, come sì, conquistare una ragazza? 10 consigli per diventare un play lover. Che fa? E ha tipo due ragazze al fianco sul divano, non le presenta né niente, fanno le riprese. Vediamo, vediamo, diciamo, vediamo. Sono curiosissimo. Non parlano. Non... sono curiosissima. La figa di tutti. Rico, il bicchiere che trema, che no, 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 ma tu devi. Ma che è il film di Michael Bay? Ma che cazzo è? Ma guarda il bicchiere. O Parkinson. Cioè... sempre la stessa situazione. Nel senso, oggi sono uscito con una ragazza. Sì, esatto, così. Cioè. Mi ha fatto la doccia. T'ho schizzato, scusa. Anna. Sì, madonna mia. Non parliamo di schizzi, ah, dai, ecco, dai, andiamo dai. Avanti. Mar. Lei è troppo, è troppo. Mazza, veramente. Diventa l'uomo che le donne vogliono. Cioè, top stereotipo, tipo l'uomo che non deve chiedere mai. Quello che ho detto l'uomo io che non deve là. Chiedere mai. Dato che se non chiedi, non sai. Dato che adoro, adoro le Hawaii. Dato che se mi cerchi, mi troverai nel via di un gay pride. Ma sappi che se mi provocherai, sono guai. Dottor Jekyll diventa Mister Hyde. Eccoci qui oggi a sfatare un grande mito. Molti credono. Era più carino qua. Ma che è successo? La quarantena. Era più carino qua. Ingenuamente che la maggior parte delle persone che frequentano i nostri corsi dal vivo è ingrassato, lo facciano per avere sempre più donne attorno a loro e passare quindi più velocemente da una donna alla successiva. Nulla di vabbè, più un po' di brio però certo dai. C'è un carisma della Crocs sì, comunque tipo... una Crocs ha detto sì. Detto sta ciabatta. Ragazzi, oggi vi spiegherò come potete rimorchiare una ragazza. Rimorchiare una ragazza è importante il carisma, è importante far valere le proprie abilità oratorie e soprattutto coinvolgerla, perché con un tono di voce sicuramente enfatico lei si bagnerà. Obseduzione. Sbagliato e falso. La quasi totalità delle no, guarda lo stacco, sì. Guarda lo stacco. Aspetta un attimo, tipo... cioè, tipo sorpresa, capito? Non ve l'aspettavate da me? Lei annichilita... Mazza, qua a destra pare Raffaella... l'hanno notato Raffaella pure in chat Figo, da me che... Raffaella Figo sotto Raffaella droghe. Raffaella Figo dopo l'incontro con Mike Tyson. Dai! Totalità delle persone... aspetta, vai indietro, voglio te lo stacco, guarda, guarda. Falso. Boom! La quasi totalità delle persone che frequenta i nostri corsi dal vivo... lo fa per capire come conquistare una ragazza. Quindi un obiettivo di lungo termine. Sarà quasi sicuramente capitato anche a te. Volevi conquistare una ragazza, ma non sapevi cosa fare e come muoverti per farlo. Eccoti quindi 10 utili manine, consigli, mi raccomando, collaudati e testati da sottoscritto direttamente sul campo. Madonna, inquietante. Come conquistare una ragazza. I 10 miei consigli. Sai che mi sembra, se voi me facevate un troll, io ci cascavo. Vi ricordate quella puntata dove avete fatto vedere, abbiamo fatto vedere a donna cyborg? Sembra la della presentazione di un C18. Le donne cyborg, cioè queste braccia che parlano lui così con sì, ma infatti, musichetta triste. Ma non ho capito, sotto. Ma queste avranno un'interazione all'interno del assolutamente video? Assolutamente no. Che, cioè sono due figurine messe lì. Sì, tipo alla fine dice ringrazio le ragazze. Finisce dai. Comunque dai, messo il tuo mic. Per questo dico oggettificazione proprio. Ma è imbarazzante. Dai, alle hai stelle. Messo il tuo mic a palla. Ragazzi, prima mi avevo detto che era basso prima. L'ho messo tutti uguali. Vabbè, abbasso la voce. Consiglio numero uno. Fregatene dell'aspetto fisico. Questo principio deve essere assolto fin dall'inizio, perché lei noterà assolutamente come la guardi, quindi assolutamente da evitare sono gli sguardi focalizzati sui seni oppure sulle altre forme del corpo. So che è difficile, però devi sforzarti, soprattutto se lei è molto bella. Ma che sto cringe, dai. Ma più che altro devi desensibilizzare. Io sto già malissimo. Cioè... sono tecniche, Marra. Ma che tecniche? A parte che ma i primi in Italia... Marra, ma tu non puoi contestare i primi in Italia, cioè a parte scusami. Che dove sta scritto che non posso guardare una donna, cioè nel senso magari apprezza, dipende come lo fai, certo se sei così, fammi vedere un po' quelle tettone. Cioè... ti devi sforzare. Ma poi dai, ma veramente, ma che tristezza ste povere ragazze messe là, tipo manichino...
Dai, ma che è tipo dimostrazione, de, non lo so. Top cyborg, sì. Sembra una dimostrazione quando mi facevano i corsi de, non lo so, di anatomia, di biomeccanica. Fermo così, alza il braccio, ok, sì. Adduzione, vai, cioè, cringe. Un po' triste. Ah, canzone triste sotto. Sì. Consiglio numero 2, interessati al suo passato. Spesso il suo passato nasconde episodi e situazioni che hanno portato quella ragazza ad essere quello che oggi è. Quindi puoi sfruttare questi episodi per costruirci un rapport profondo. Che poi non è manco vero, perché se la ragazza ha tipo un passato non proprio felice... Ma sicuramente non è tra le prime cose che devi chiedere. Assolutamente no. Cioè, voglio dire, fatti un quarto di cazzi tuoi. Piano piano ci si arriva. Non è che esatto. Anna, raccontami subito il tuo passato. Così riesco il tuo a ricostruire passato. Quello che sei ora. Io sono uno psicologo, io leggerò attraverso i tuoi traumi infantili per farti mia. Vabbè, andiamo avanti. Consiglio numero 3. Dimostrati curioso. E poi pare tipo Cristiano Ronaldo uso con social boom. Guarda, sì. È vero. Vabbè, non è un'offesa, eh. La curiosità è un'arma vincente, specialmente in questo caso. Dimostra interesse e curiosità verso lei stessa. La ragazza alla sua sinistra si sta addormentando, tipo le motivazioni. Cioè, è stata tutta un po' scofanata. Cioè, ma io la capisco, poverina. Mamma mia, cioè, guarda la faccia, va. Ma più avanti, ma che si cazzo sto a fare qui? Cioè. Mamma mia, sono robot. Sono dietro a certe decisioni e il perché di certi atteggiamenti. Cerca di indagare e di scoprire queste cose. Belle clavicole. Suggerimento numero 4. Non tentare di comprare la sua approvazione. Questo è un errore che commettono soprattutto le persone ricche e molto benestanti. Sì, perché invitano la ragazza di turno, cioè quella che vogliono conquistare, a fare un giro nella loro auto sportiva, oppure la invitano a fare un giro nella propria barca, nel tentativo di sedurla e conquistarla. Nulla di più sbagliato. Perché dovete lei invitarla a fare un giro sul vostro pene. Ma che è successo? Troppo piedino. Beh. Piedino col tacco. Anna, ma posso fare una domanda? Sì, prego. Che ne pensi di questo ragazzo? Cioè, comunque potrebbe attrarti non un mi uomo piac... del genere. No, ho sempre detto che non mi piacciono gli occhi celesti, mi mettono no, ma non esteticamente, dico come carisma. Assolutamente no, te prego, scusatemi, te prego. Ma non smanettare che salta tutto. Non rientra. Muovi da ring light. Diciamo, non mi attrae. A me sembra veramente non mi attrae. Una palla clamorosa. Mi dà profondamente fastidio il linguaggio non verbale, mamma gesticolare. Una palla così, clamorosa. No. Ma poi questo è il mio gusto. Cioè. Sì, però sai qual è il discorso? Che cioè, tu dovresti insegnare la seduzione, no? Cioè, già da come ti poni, per me sei la cosa più antisesso che una donna possa definire. Però, tutta gimmick, magari allora. Sbaglierò. Top gimmick. Gimmick. Top gimmick. Cade il collo. Vabbè, no. Comunque, andiamo avanti. Fatto con tutte le altre donne. Però lei non vuole vabbè, essere come le altre. Vabbè, inquadrali bene sti piedi, devi fare inquadratura. Perché rischierebbe di sentirsi una zoccola. Eccolo il video! Eccolo il video! Oddio! Ho sentito solo zoccola! Mi sono attiva... attrizzate antenne! Top comunicazione! Tutto tranquillo, grande zoccola! Aspetta, silenzio! L'hai già fatto con tutte le altre donne. Però lei non vuole essere come le altre, perché rischierebbe di sentirsi una zoccola. Quinto consiglio, sii dolce e romantico. Sì, perché con le donne la dolcezza e il romanticismo possono sortire grandi effetti. Ma non è vero. Ma non è vero proprio. Ma non è vero, ma dipende. Cringe, bro. Ma non è che... Cioè, sicuramente nei primi incontri no. Cioè, poi dipende da donna a donna, ovviamente. Devi un attimo capire che tipo di approccio preferisce. Ma che cazzo, ma è sì dolce a prescindere. Ma a me dà fastidio, cioè, proprio, te presenti coi fiori, del... cioccolatini. Il manuale del rimorchio, come se serve, ma che so, Pokémon, come se serve, sì, no, una Pokédex. Tattica ABC, no, per catturare una ragazza. Guarda, ma quella, porco Dio, la bionda si sta tagliando, ma che cazzo dice sta, basta a questi personaggi gimmick, basta, ma che cazzo dice questo, sta pensando perché mi trovo camera, qua, perché faccio pure una risata, perché tanto
Però devi fare attenzione, non devi assolutamente sbagliare il timing, cioè il quando manifestare queste qualità comportamentali. Ma mia, mi sembra Sabaku che mi viene di trucchi per superare un livello, no? Che chirurgicamente fare prima questa mossa, devi aspettare tutto il tempo, poi agisci, poi colpisci, poi fai il giro. Ma porca puttana, no? Madonna. Prima di tutto, devi costruirci un ottimo rapport. Ma che è sto rapport? Timing, rapport, cioè parla come Magni, cioè il tuo pubblico rapport. Fondamentalmente. Sì, perché se tu la fai sentire troppo importante, lei rischia di diventare una dea e tu passi di conseguenza allo zerbino. Ma lei non è attratta da uomo. Zerbino è un quadrato di tette della tizia, capito? Un zerbino. Top timing. Quindi non riusciresti mai a conquistarla. No, però comunque veramente, raga, posso dire una cosa? Questo video è di un cringe mastodontico. Ma veramente, cioè, guardate, guardate, guarda, guarda. Studiamo da un punto di vista cinematografico. Allora, queste tinte strane, tipo con la luce sparata di merda, la musichetta triste di sottofondo, se sei sempre stato un incel, ricordati che adesso potrai trovare una donna. Poi queste due messe così accavallate, capito, così, top soprammobili, se vengono inquadrate soltanto a pezzi, veramente. Poverino, lui che sta là al centro, tutto gimmick. Tutto gimmick, sì, tutto concentrato. Sta in gimmickito, capito? In gimmickito. Pure cose con le ragazze, regole. No? Abbindolate per star là, che manco lo sapevano, magari anche sì. Se sono sottoposte le velimblin. Ma per me sono tipo replicanti. Sì, sì. O drogate o sto replicando? No, greve, ci dissociamo. Vabbè, sei una goliardia, scherzo. Incel become human. Drogate di amore, drogate d'amore. Andiamo avanti. Incel become human. Settimo suggerimento. Fregatene di andarci a letto al più presto. Questo consiglio è davvero fondamentale. Sì, sì. E tantissimi altri uomini avranno provato a portarla a letto sin dalle prime uscite nel passato. Quindi tu devi fregartene, devi sforzarti di controllare i tuoi istinti primordiali. Però devi farlo Incel become human. Incel become human. Cocco, capito, no? Incel become human. Sì, sì, sì. Che poi dai, non incel è vero, cioè al giorno d'oggi esiste una certa libertà sessuale da parte anche di donne, no, che magari si incontrano con dei ragazzi soltanto per avere un rapporto. Ah, ragazzi. Non è che ci vuole molto, cioè, nel senso, se percepite un'attrazione sessuale da ambo le parti, ok, ed è incontenibile, si tromba la prima volta, easy. Poi ci sta, magari ancora un po' a retaggio, no, non te la do la prima volta, se no credi che io sia una puttana, però dai. Ci sono molte situazioni in cui siete talmente presi, talmente eccitati, che alla fine si fa tranquillamente. Poi ci può stare il discorso, non pensare solo a quello. Sì, però va, cioè. È il discorso che stiamo a far noi qua in questa stanza, statisticamente, a caso, invece qui c'è una generalizzazione alla Cime de Rap versione sex seducer, che appunto diventa ridicolo, perché tu non te puoi... Tu per status, ipotetico status, te vuoi eleggere a pagamento colui che fa scopare matematicamente i maschi e dai per scontato allora che le donne sono tutte uguali. Pensiero maschilista è assolutamente falso. E di conseguenza cringe, cioè questo è proprio il mio succo. Sono d'accordissimo. Proprio... Ricordiamoci sempre che dietro c'è tutta una questione di marketing e di guadagno, che non è... quindi è pericolosa come cosa, poi soprattutto per i concetti che portano avanti. Top donna oggetto, involucro, membrana, solo per essere riempita di sborra, è gravissimo comunque, attenzione. Utilizzare la conoscenza e la sua persona, fregatene totalmente di andarci a letto al più presto. Ottavo suggerimento, interessati al suo futuro e alla sua vita. Sì, esatto. Cerca di capire quali sono. Mi cazzo, vale. Ma sta quella a destra sta pensando proprio quando finisce sto cazzo di video. Lei che sa che tre crampi. Lei sta a pensare, ma perché mi avete chiamato? Così sta pensando. Nel cassetto. Quali sono le sue ambizioni? Quali sono i suoi desideri per il futuro? Cerca di capire qual è lo stile di vita che le piacerebbe adottare un domani.
Sì, perché questi aspetti e questi elementi ti fanno entrare in una intimità e in un grado di connessione ancora più profondo. Quindi arriveresti a conoscere meglio la ragazza e questo sortisce dei benefici immediati ed è molto efficace. Oh mio Dio, fatemi andare via. Suggerimento numero 9. Ottieni dei feedback periodici. Devi fare attenzione a non cadere nella zona amicizia, perché le ragazze spesso e volentieri si fanno fraintendere. Quindi devi ottenere degli indicatori di interesse frequenti, lampanti e ripetuti nel tempo, per essere sicuro di non caderci dentro. Non caderci dentro! Ultimo suggerimento. Consiglio numero 10. Fregatene del giudizio degli altri. Le donne non si stuprano. Senti qua, mi ero dimenticata sta parte. Sì, perché la ragazza, prima di tutto, deve piacere a te. Anzi, oserei dire, devi piacere solo a te stesso. Quindi se la vuoi conquistare... A chi la musica piacere? È arte. E a chi deve piacere? Le donne non si stuprano. Mi metto con una che mi fa schifo, che gli vomito in bocca mentre me la scopo. Vabbè, illuminare, sì. Metti da parte le critiche degli amici, le critiche dei parenti e di qualsiasi altra persona che sta attorno a te. Soprattutto se la ragazza di turno è straniera. Soprattutto se la ragazza di turno è straniera. Aspetta. Che vuol dire? Stavo un po' stunnato. Che vuol dire? E di qualsiasi altra persona che sta attorno a te. Soprattutto se la ragazza di turno è straniera. Non ho capito perché. Eccoci qui, ragazzi. Perché i tuoi amici o i tuoi parenti sono razzisti, non ho capito. È pregiudizi, è giudizi, fregatene. Va bene, ok. Cioè, non bisogna discriminare. Non bisogna discriminare. No, ma io ne ho visto un altro prima che mi piaceva un sacco dal titolo. Tipo gli uomini. Aspetta. Eccolo. Gli uomini di una volta. Cambiano. Guarda, gli uomini di una volta, bei tempi. Pagano sex e due. Bei tempi in cui la donna era solo. Scopano. Era solo donna schiava e zittellava. Bei tempi. Sì. Non ci sono più gli uomini di una volta. Abbassa. Aspetta, mio Dio, abbassa. Mamma mia, proprio questo qua è un audio blin. Sì, mamma mia. Audio da donna, direi. Gli uomini di oggi dovrebbero imparare dagli uomini di una volta. Cioè, quello, una volta gli uomini. Cioè, quello era bassissimo, questo sì. È a cannone che si sente è proprio la voce su quante pareti rimbalza. Ok, mi dà proprio. Mentre ora ti scrivono su Facebook. Continua la mia serie di video che ha una grande ambizione: quella di far comprendere la realtà dei fatti ad alcune donne, la quale molto spesso è diversa rispetto a quella che vedono loro. Ragazze, ma avete idea di com'erano le donne di un tempo? Io prendo un esempio molto semplice e vicino. Mia nonna. Lei si alzava ogni giorno alle 3 di notte perché alle 6 di mattina doveva far trovare il latte fresco appena munto al lattaio che passava col camioncino. E questo o lo trovava pronto oppure doveva andare avanti con il suo giro. Bene, poi alle 6:30 aveva ben 3 figli che si svegliavano e dovevano essere preparati per andare a scuola. Ma quanto era bello! Cioè, hai capito? Quando la donna hai capito? Era schiavizzata! Abbiamo dopo capito! Il patriarcato! Che bei sì. Tempi quelli del sì. Patriarcato! Esattamente! Io veramente rimango un attimo basito. Cioè, vabbè, ok. A scuola alle ore 8. Dopodiché doveva lavorare a terra fino a pranzo, far da mangiare per tutti, lavorare il pomeriggio, preparare la cena e pulire tutto. Bei tempi quelli! Bei tempi, donna, ma questo veramente non sta benissimo. Dove stanno le donne di una volta? Questo io ho fatto. Non si sente molto bene comunque. Io penso che se ho un'abilità o quella di riassumere, tipo, che ne so, minuti e minuti e minuti di trasmissione in 5 parole. Cime d'Arapa, intervieni tu, ti prego. Il per favore, questo. Salvaci. In questo caso vorrei davvero sì. L'intervento di Cime d'Arapa, vorrei che lo blastasse malamente. Inviamo a Cime d'Arapa questi sì, due video. Sì, sì, ragazzi. Inviamo a Cime allora, d'Arapa ragazzi, questi veramente due video. Fate così. Linkate su Instagram a Cime d'Arapa questo video. E scrivetele, il celebro podcast è assieme a te per questa battaglia. Esatto. Magari sarà la volta buona in cui me la sportivamente porterò in trasmissione. Prima di andare a dormire, al giorno d'oggi,
quante donne sarebbero disposte a fare lo stesso? Ma vaffanculo! Vaffanculo! Ma perché? Cioè, dai. Cioè, stiamo lottando da anni. Cioè, ma perché? Allora, guarda, lui sta riassumendo un po', ecco, la, ripeto, la condizione di un uomo fondamentalmente maschilista, frustrato, infelice. Ma la soluzione per scopare di più non è sperare che si ritorni ad una condizione di semischiavitù del sesso femminile. Hai capito? Un esempio a cui ho pensato più di qualche volta, ma ne potremmo fare tanti altri. Le donne di una volta erano più alla mano, erano più alla portata di tutti. Ma secondo quali dati? Ma che stai a dire? Ma perché? Ma non ha senso. Erano alla portata di tutti perché erano costrette a sposarsi con uomini magari facoltosi, così tramite matrimoni combinati, delitto d'onore, abbiamo detto. Assolutamente sì, è vero. Ma secondo è te, vero. Secondo te, Anna? Sì. Faccio canestro con questo? No. Secondo me no. C'entrava un cazzo, ma... Oh, che dolore. Secondo me no. Un po'. Ma butta tutta la Monster addosso. Ma andiamo avanti. Fail. E posizione paritetica, okay, rispetto all'uomo. Oggi invece, dopo che per anni sono state fatte una serie di azioni a favore delle donne e con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la donna si è elevata tantissimo. Mentre l'uomo... Ma è meno male, cioè nel senso, meno male che... Cioè hai capito che cioè, problema, marra! Basta, tornate a pulire, sguattere! Madonna, si è ma voluta, sì, giustizia, ma... Si è voluta la donna! Adesso non può essere più manipolata dall'uomo! Banana. Che schifo, che schifo! Ah, ma dillo! No, che schifo che le donne si sono evolute, emancipate. Che schifo. Anna, ma va a lavare i piatti. Io dovrei andare a lavare i piatti, scusate. Ma infatti, mo' tra poco me ne vado. Tu devi andare. Io devo. Non questo è il pensiero, capito? Mi scusi. Ma andiamo avanti. Padrone. Quindi, se una volta bastava fare uno per avere una donna, oggi devi fare e devi essere 100, altrimenti vai sempre in bianco. Le donne di oggi sono molto più selettive, ambiziose, capricciose e viziate. Capricciose e viziate! Tutte le donne, tutte così. Tutte. Che cazzate, mamma mia, che stronzate. Ma poverina, cioè io fossi una donna mi sentirei offesa. Ma sono tutte cazzate. In una maniera mostruosa da questo individuo. Ma è veramente un cazzaro. Rispetto a quelle di una volta. Ovvio, non tutte sono così. Poi, anche la società si è evoluta nel corso di questi ultimi 50 anni. Questi aspetti non si possono trascurare. Le donne di una volta si preoccupavano di essere, mentre quelle di oggi si preoccupano di apparire. Le donne di una volta erano più dipendenti dall'uomo, mentre oggi... Ma non è una cosa positiva! Ma tu hai capito? Emancipazione! Meno male! Ma che cosa stai dicendo? Meno male che la donna lavora adesso, è indipendente. Ma tu sei un maschilista. Bro, ma che stai a dire? Dai, grevezzi, dai. Le donne di una volta erano più dipendenti dagli uomini. Cioè, ma non puoi metterlo come fattore positivo. Scusatemi. Dai, imbarazzante, cioè. Veramente mi sto incazzato adesso. Questo, cioè, prima questo si scherza. Vuole una tappata dentro casa, sì, e gli fai i bocchini, sì, a schiocco di dita. Lavami i calzini, cioè, dai, veramente. Vuole proprio bocchini a schiocco. Sono molto più emancipate e autonome. Le donne di una volta puntavano alle cose concrete e che duravano. Quali la... Tipo lavare i panni. La casa e la famiglia. Mentre quelle di oggi puntano alla borsa firmata da far vedere in discoteca e a postare foto su Instagram per raccogliere follower e alzare l'autostima. Ragazze, è utopistico pretendere gli uomini di una volta quando voi per prime non siete più le... Ma infatti anche una donna che dice che belli gli uomini di una volta è una cazzata. Rimane comunque una stronzata. Ovvio, anche se viene detto da una donna, è una puttanata, non vuol c'è dire. Dolore. Top paraculata finale, PD, capito? Voi sparate una cazzata, sì, io allora sì. Sono... Il debunking faccio. Sì, vabbè. Mamma mia. Raga, io vi vediamo, saluto. Sì, ma tanto ci vediamo sto best off, sì, poi sì. Ci vediamo questa sera. Stasera top 21. Puntata, Anna, ci sei pure tu?
Non lo so. Ok, stasera ci sta Ria e tanti altri ospiti. Top puntata stasera. Com'è che si chiama? Io farei anche, io farei anche a lei queste domande, Gianluca, che ne pensi? Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ci sarà anche un'altra ragazza, poi ve la presenterò. Faremo ci un po' sta. Di domande su questi temi. Adesso vi dobbiamo far vedere una cosa esilarante. Com'è che si chiama il ragazzo che ha fatto il video? Pane. Pane. Grazie, bro. Questo? Sì. Ah, ragazzi, mi sono sentito male ieri. Ragazzi, vi saluto, vediamo... ragazzi. Ma tanto, ciao. Quanto? Vabbè, vediamo. Vediamo questo e poi stacchiamo. Clochard e benvenuti in questa nuova trasmissione. E con chi stiamo a parlare? Con chi? Col maestro Andrea Di Pre. Mamma mia. Le sorelle. Quali sono i tuoi valori, Andrea? Volevo chiederlo, come potresti riassumere i tuoi valori? Posso dirlo qua? Sì, sì, sì. Poco. Figa amore. Siamo d'accordo con quasi tutti. Dio, io mi dissocio dalla droga. No, il cocco, no. Il cocco, Marra. Cocco, melone, anguria. Beh, il cocco può essere comunque una droga. Beh, è vero. Dipendenza dal cocco. Mi fa piacere usare questo canale di diffusione mediatico, ok? Per ricordare che sono, mi chiamo Andrea Di Pre, che sono un avvocato, mai radiato, solo sospeso da una corte d'appello specifica, quella di Trento. Per divenire avvocato ho superato, sono laureato in giurisprudenza e ho superato l'esame orale di avvocato. Io ho un processo che a breve, io volevo scegliere lei come mio avvocato, voglio farmi rappresentare da lei per questa causa che poi le dirò. Se scegli me ti accusano dell'omicidio Kennedy. Ma Dio porco, si può dire Dio porco? Sì, sì, ma sì, ma anche porco Dio, avvocato. Cazzo, Dio porco, ho calcolato e... Mi scusi Andrea, le è caduta una bustina dalla tasca destra. Stop. Ci hanno fatto il peggio meme con sta scena, sì. Voglio un quadro. Bellissimo. Tutte personalità diverse, no? Devo concentrarmi a riuscire a farcela. Come cazzo si fa? La Juventus che da sempre porta avanti i diritti di onestà, no. Fair play, come cazzo si fa a negare a un bimbo, a un giovane, il sogno? C'è Ronaldo, porco Dio. Si chiama Wiki, porco Dio. E fai questo a un bimbo di 10 anni il cui padre non ha un cazzo di soldi. Cioè io non so voi, ma grazie a sta live... di porca puttana ora, di ho raggiunto... per Andrea. Io grazie a sta live ho raggiunto su Instagram le 99 più storie taggate. Sì, sì, pure io. Cioè, una marea. Ma voi tutte di questa scena quasi. Sì, sì, sì. Okay. L'avvocato Andrea Di Pre. Ragazzi, wow! Per me ricevere i complimenti di Andrea Di Pre è un onore, non sto scherzando. Comunque Andrea, possiamo rassicurare mia nonna? Questa mia nonna che ha scritto... Gianluca, stai attento che questo muore in diretta. No, no, nel senso. Lucia, non preoccuparti un cazzo. Non volevo per l'occasione strafare. Porco Dio. Buonasera. 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 È giusto così. Che... Sta tipo a Di Pre, lo sai chi so io? Certo che lo so. Allora, hai conosciuto, riportante. Sei ricordato di me, oh. Porco Dio, certo, però... Porco Dio! Però... Porco Dio! Aspetta che sono porco curioso. Porco Dio! Che è modificatissimo. Che va mutato ogni volta. Cani Pazzo sta a Di Pre, compie la criptonite e sta a super. Beh, questa è una massima incredibile. Cani Pazzo, porco Dio! Perché lo fai l'ipocrita? I tre valori di Preisti sono tutto... Sono la divinità, l'essenza di tutto. No, no, va bene, sono d'accordo. Non si sente in cazzo, che dico? Sono d'accordo, non si sente in cazzo. Che poi Andrea Di Pre non aveva tipo... Cioè, ha lasciato intuire che gli era salita male. Cioè, sì, la, sì. Tipo che la, no, era che... tagliata male...
No? Sì, oppure che non era abbastanza forte, sì. Che era una merda, sì, tipo. L'ho presa da questa, una merda. Ma si capiva, no? Ma poi peccato che non si sente, raga. Io metterei tipo il volume altissimo, perché voi non vi immaginate il fischietto che mi è partito. A me raramente mi parte il fischietto. Quando ho visto quella bustina, gli ho detto, Andrea, ti è caduta la bustina? Bellissimo. Stavo sentendo male. No, bellissimo. Io non l'avevo vista, poi. Io l'avevo vista, ma ho fatto finta di niente. Perché ho detto... A me mi è arrivato un messaggio su WhatsApp di mio zio, con lo zoom su quel punto là. Io ho detto, ma che è? Ho detto, cazzo, è una bustina. Ma sembrava fatta apposta, eh. Sì. Sembrava fatta apposta, per quanto era perfetto. È perfetto. Ma andiamo avanti. Vai, va, metti play. Cane pazzo. Perché cocco, figa. Però mi devi, senti, ti prego, però mi devi togliere la curiosità. Come hai fatto a trombarti la nana? Era un pomeriggio, era tarda sera quando arrivò, sia il regista che una modella ebbero paura. Cari pazzi, ma tu che cosa usi? Cosa usi per cosa usi in genere? Rosa. No, c'ho la grappetta come digestivo. Cane pazzo, dica la verità, lei per performare a letto usa la pillola blu? Dai, Simone, però è mio padre. Vabbè, però è quello che intendeva Andrea, credo. Intendevo anche altre sostanze, ma questa domanda è importante. Top trasmissione. Ma perché tu, si scusa, di prego, ma tu lo sai perché usi le pillole? Oddio, sono il telefono in continuazione. Lo stanno chiamando, allora, infatti sentiamo qualcosa che vibra. Questa è la domanda importantissima. Cane pazzo, cioè, tu hai fatto capire che non usi sostanze, ok? Non usi la bianca, ma ti piace il sesso. E giustamente il sesso, ok? Uno può avere la mania di avere sesso con tante persone diverse, tante figlie, ma il sesso può essere anche con un'unica persona ed amare il sesso, giusto? E, cane pazzo, tu usi la pillola blu? No, io non uso niente, perché io non tu per dire, c'hai bisogno, perché alla fine quando stai talmente bevuto, cioè nel senso che gli dai parecchio, poi dopo non gliela fai, capito? Allora c'hai bisogno di un sostegno. Ma porco Dio, ma che trappolone, porco Dio! Porco Dio! Imboscato. Condivido un emerito cazzo delle tue idee. Però che chi vota, cane pazzo? Chi vota, cane pazzo? E bastardi, mettermi cane pazzo, figa. Chi voto io? Mi piace molto più Salvini. Ma era serio? Posso anche andarmene? No? No, no. Ecco, vicino. No, no, raga, arriva la polizia adesso. Sono io la polizia. No! È arrivata la polizia! Questa sera io mi sento un po' Maria De Filippi. Non ho mai visto la diva così imbarazzata, mi fa strano. Che cazzo di live, raga. Incredibile. Rivedendola me ne sto rendendo conto. Porco Dio. No. Perché bravissimi in tutto, ma mi create un imbarazzo mostruoso, porco Dio. Un po' di musica, Dio cane. Un po' di musica. Allora, sta tutto tirato per l'aria. Top di Landog. Non è che c'aveva scimmia, c'aveva King Kong sulla schiena durante sta live. Bellissimo. Bei ricordi questa musica. La ricordi? Da? Sì, sì, come no. Oppure usata nel video del Zappo. La live col Paino. Io non gliela potevo fare, raga. Mi stavo forzando in una maniera... Simone sembra un piccione a Piazza Venezia. Ma è bellissimo sto zoom. Che tipo, capito? Venezia, un dolly. È bellissimo il dolly orizzontale. Che lui così fintissimo. Ciao, tipo, facevo, io in discoteca. Top meme proprio. Top piccione. Qualcuno mi potrà capire in chat. Sì, sì, so. Ma infatti ce l'ho fatti peggio meme. Sì, sì. Tipo io così. Bellissimo. Kick me in the nuts. Kick me in the nuts. Ah, che poi no, ma là. Io ci ho avuto un culo incredibile. Ho fatto pausa proprio appena lui ha iniziato a parlare. Sì. Tipo il drop, kick me in the nuts. E l'ho fatto. Ma proprio una cosa. Sì, sì. Le probabilità che accadesse infinitesimali. Un po' premix proprio.
È vero, regà, dovete fare una canzone. Allora, ecco, appello, visto che ci sono tanti creativi e tanti montatori all'ascolto del Cerbero, fate un remix di questa canzone qua, parapa, parapa, con le voci nostre di Dipré. Secondo me esce fuori in capolavoro. Kick me in the nuts, parapa, frasi. Paparapa. Pizza, eh. Porco Dio, che ne pazzo. Ma o se volete Dio, una vostra composizione sì, elettronica originale sì, anche, con le certo, nostre frasi. Ce l'hanno vista al Cerbero. Ovvio. Questa canzone no copyright è bellissima, sì, io la adoro. Tutto rallentato. Fa più luce al polo nord e segno tutto oddio! Non fa troppo ridere sta cosa. Felicissimo. Tipo. Entra. Fa più luce al polo nord che sei tu. Ma voi siete allucinati. Siamo pazzi, porco Dio, Andrea! Va bene, allora, salutiamo i nostri telespettatori e grazie mille ad Andrea. Sto casino. Grazie Andrea, grazie mille Calepazzo, grazie mille a tutti, ragazzi. Un saluto in chat a questi due grandi personaggi, a queste due grandi persone. Sembra che sia un alieno se sta a fare una sega. Ciao Diva, grazie. Io sono toccato, non so come, fa male tutto. Ciao. In live. Bellissimo. Mamma mia. Mi fa male tutto. Oh, ragazzi, grazie mille per aver visto questa live. Ci vediamo stasera, top live ore 21. Che stasera cosa c'è? C'è. E incomincia a parlare. Il destino ha voluto questo, perdonatemi. Noi ci lasciamo con questo, ragazzi. Ciao, fluido, ciao, grazie. Ci vuole la cazzo. Oddio, scusate ragazzi, ci ho avuto un colpo di... che era un ragazzo contro cui giocavo molte volte e comunque ci cominciamo a risentire. Io non era Rubì. Molto bene, non mi taglierò le vene, mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte, sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme, ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, popo popo. Tre teste per un Cerbero, Cerbero, podcast, troppi goblin in questo.